In diretta da Casa Sanremo, nello spazio targato Book Sprint Edizioni, siamo qui con una delle nostre giovanissime autrici. Do il benvenuto a Daphne Golia. Ciao. Buonasera e benvenuta. Come stai, Daphne? Bene, bene, grazie. Allora, Kiss Me and Shut Up, il tuo primo romanzo, che in italiano significa baciami e zitto, insomma. Un romanzo che parla... È una storia d'amore, appunto, tra due adolescenti, mm-hmm. Evelyn e Tyler, che è ambientata in America, a New York. È una storia d'amore molto complicata, in realtà, perché non è... La classica, esatto, banale, tra virgolette, storia d'amore dove ci sono soltanto degli intoppi amorosi, lui mi vuole, non mi vuole, punto. Qui invece succede qualcosa di davvero particolare che crea anche del suspense. Sì, perché oltre appunto all'amore c'è anche qualche scena di criminalità, diciamola così, perché Tyler, il protagonista, in realtà fa parte appunto di un'associazione criminale. E ovviamente Evelyn, per gli amici Eve, non sa di tutto, no, ciò. Non lo sa. Quindi non riesce ad interpretare alcuni comportamenti strani da parte ovviamente di questa persona. Ma loro si piacciono subito, si conoscono già? Come inizia il romanzo? In realtà no, loro non si conoscono. Si conosceranno poi a scuola perché... Evelyn è migliore amica, è la migliore amica del fratello di Tyler, anche se non sapeva di questo fratello, appunto, e lo viene a scoprire dopo perché si incontrano a scuola. E quindi conosce il fratello, poi incontra questo bel ragazzo, scoppia il colpo di fulmine, ma non sa che è il fratello di un suo carissimo amico. Esatto. Come spesso accade tra nella vita vera. E poi che cosa succede? Poi c'è una sorta di rifiuto da parte di Evelyn verso Tyler, perché era stata messa in guardia più volte che comunque era... Cioè lui è il classico ragazzo da cui tutti ti consigliano di stare lontano. Perché è poco affidabile, perché è poco raccomandabile. Esatto. Magari con un caratteraccio. Esattamente. Però poi Tyler è riuscito a conquistarla, perché nonostante lui non è tutto questo granché di romanticismo, però insomma le piccole cose che ha fatto per Evelyn l'hanno conquistata. A quel non so che poi conquista. E quando, ovviamente non spoileriamo la storia, perché è veramente una storia che ha, diciamo, per certi versi dell'incredibile e che vedrà ovviamente Evelyn al centro di varie vicissitudini, quindi questo non è il classico romanzetto d'amore, no, ma è un romanzo che si muove, ha degli intrecci amorosi, però ha un sottofondo un po' thriller. Sì, no? Esatto. Sì. Come mai hai pensato di scrivere d'amore? A me scrivere d'amore è sempre piaciuto. Io ho sempre scritto appunto storie d'amore da quando ero piccola, da quando avevo 10 anni. E questa mi è venuta in mente in particolare durante una lezione di italiano, in realtà, perché la mia professoressa di italiano stava leggendo una poesia in cui era contenente la parola pistola. E io dalla parola pistola ho elaborato tutta la trama che poi ho aggiustato a casa. Quindi ti è venuto fuori un mondo? Sì. E ricordi qual è stata la prima cosa che ti è venuta fuori dopo questa parola pistola? Cioè la trama, se effettivamente era così poi come l'hai messa nero su bianco, o se in fase embrionale fosse leggermente diversa? Era leggermente diversa, perché prima non c'erano tanti personaggi che io poi ho aggiunto, e Tyler non era così tanto cattivo. Poi però l'ho voluta rendere un po' più appunto arrogante, più presuntuoso, perché volevo che fosse in completo contrasto con Evelyn, perché Evelyn al contrario è più dolce, più è sicura lo stesso di se stessa, però è più dolce, più altruista. Quanto tempo ci hai messo invece per metterlo giù? Ci ho messo quasi un anno, quasi un anno, perché l'ho cambiato e ricambiato parecchie volte, che non ero mai soddisfatta. Cos'è che non ti convinceva? All'inizio il titolo. Infatti gli ho cambiato il titolo tipo 5 volte. Quello embrionale come si chiamava? All'inizio era in italiano, era Zitto e baciami.
Però poi l'ho cambiato e ho messo. Ne ho messi tanti altri che sinceramente nemmeno ricordo e alla fine sono arrivata a Kiss Me and Shut Up. Cioè l'idea iniziale però in una lingua diversa che diciamo si rifacesse anche Esatto, all'ambientazione. E questo è un romanzo che però non è fine, tra virgolette, a se stesso, ma continua. Sebbene qui è finito, c'è l'ultima pagina, il dietro della copertina, il retro della copertina, c'è però un sequel. Quindi tu stai continuando a scrivere? sto andando a scrivere la loro storia d'amore perché appunto il libro finisce a sorpresa, quindi c'è un finale non autoconclusivo. E nel secondo libro si vedrà più la vita dei protagonisti, che sarà più felice di quella che hanno vissuto nel primo. Però ci saranno ovviamente Sì. altri. Lo sfondo, cioè l'amore, il connubio amore, thriller, azione concitata, c'è sempre. È un po' un tuo marchio di fabbrica, vuoi che sia? Sì, perché io diciamo che ce l'ho sempre messo un po' perché penso che altrimenti scrivere solo di amore, per quanto bello possa essere, poi diventa anche un po' noioso per il mio. Un po' patetico magari. Esatto. Evelyn e Daphne. Sì. Che assonanze ci sono? Evelyn è praticamente me, il suo carattere è il mio e le determinate situazioni che passa fa esattamente le stesse scelte che avrei fatto io. Perché ho voluto comunque trasmettere che davanti a ogni difficoltà non bisogna arrendersi, questo è anche il mio motto, l'ho sempre pensata così e quindi l'ho voluto trasmettere a lei. E mentre Tyler, esiste un Tyler nella tua vita? Diciamo di no. Ma il tuo tipo ideale è bello e tenebroso? Sì, più o meno, magari un po' meno pericoloso di Tyler. Un po' più raccomandabile. Esatto. Te la senti di dare un consiglio a tutte quelle che vivono un'atmosfera, una vita, amorosa come quella di Evelyn? L'unico consiglio che posso dare, che è anche quello che dà Evelyn nel libro, è di andare avanti, perché le storie d'amore, per quanto possono essere belle, hanno tutte le difficoltà, però vanno sempre affrontate col sorriso. Quindi sorridere nonostante tutto e Sì, tenere duro, perché con un esatto. caratteraccio come Tyler è un po' tosta, no? Esatto, sì. Perfetto, allora io ti ringrazio per essere stata qui Grazie a te. a Casa Sanremo nello spazio targato Booksprint Edizioni e aspettiamo a questo punto il sequel di Kiss Me and Shut Up, il romanzo di Daphne Golia.